Ciao a tutte, il mio nome è Elena e sono un ingegnere aerospaziale. Dopo una breve esperienza in campo aeronautico, lavoro da 11 anni nell'industria automobilistica. Sono stata una bambina fortunata perché i miei genitori hanno fatto di tutto per garantirmi un'istruzione scolastica di alto livello e apprezzavano il mio interesse verso le materie scientifiche perché credevano che in questo modo avrei avuto maggiori opportunità nel mondo del lavoro. Sono sempre stata curiosa e mi piaceva provare a capire il funzionamento delle cose. L'ingegnere per me era una figura piena di fascino, capace di realizzare qualunque cosa. Ed è con questa idea che ho scelto il percorso di studi in ingegneria aerospaziale, perché volevo scoprire i segreti della macchina che consideravo più complessa. Quando ho iniziato l'università eravamo 5 ragazze in un corso di circa 200 studenti. Mi aspettavo che sarebbe andata così, e sentivo la pressione di dover conseguire dei risultati al di sopra della media per dimostrare che meritavo di essere lì quanto i miei colleghi maschi. Fortunatamente, con il tempo ho capito che questo tipo di pregiudizio, che era ancora vivo nel tessuto sociale da cui provenivo, era ormai del tutto superato in ambiente universitario. Questo mi ha permesso di completare il mio percorso di studi con serenità e di sfruttare tutte le opportunità, che mi si sono presentate. Nonostante abbia avuto un'esperienza universitaria estremamente positiva, c'è stato un momento in cui inconsapevolmente stavo permettendo agli stereotipi di genere di influenzare le mie scelte. Avevo deciso che studiare i motori, avevo escluso, la propulsione, i motori dal mio percorso di specializzazione perché, pensavo che non mi sarebbero potuti piacere, perché li consideravo un argomento troppo maschile. Poi si è presentata la possibilità di partecipare ad un programma Erasmus in un'università inglese, tra l'altro con un percorso di doppia laurea, però per poter accedere a questo programma avrei dovuto cambiare la mia specializzazione proprio da strutture a propulsione. Ci ho pensato a lungo, poi il desiderio di partire è stato più forte di questa chiusura che avevo verso i motori. E studiandoli ho scoperto che in realtà possono essere appassionanti al punto che sono diventati, l'oggetto del mio lavoro. Oggi appunto mi occupo di motori diesel per applicazioni automobilistiche. I miei colleghi apprezzano di me il pragmatismo, la capacità organizzativa che ho e quella di lavorare in gruppo. Non so dire se siano qualità prettamente femminili, però sicuramente ci sono tanti aspetti positivi legati ad una maggior presenza di donne in ambienti che sono storicamente maschili. L'aspetto che mi è più caro è l'atmosfera distesa e poco aggressiva che si riesce a raggiungere durante le riunioni, perché in mia presenza, in presenza di colleghe, i colleghi uomini tendono a contenere il loro temperamento e questo permette di lavorare in modo più efficiente e sereno. Il consiglio che voglio darvi è di essere curiose, aperte ai cambiamenti, seguite le vostre passioni e non ponetevi dei limiti legati dall'ambiente che vi circonda. Vi faccio il mio in bocca al lupo e buona fortuna.